Una nostra ospite però si occupa espressamente di jazz, possiamo dire che veramente c'è stata negli ultimi anni una rinascita del jazz italiano. Francesca Ciommei, buona giornata, ben arrivata all'Italia. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a voi. Diventare una cantante è un sogno di tanti, di molti, è un sogno però che si concretizza per pochi. Tu hai anche approfondito questo essendo produttrice di te stessa, puntando ad un discorso che valorizzi il jazz. Che stagione vive questo jazz italiano e come ti trovi anche a collaborare con tanti e importanti protagonisti? Guarda, il jazz adesso spero che stia rinascendo sotto tutte le sue forme, nelle sue modalità, perché ovviamente c'è jazz un po' più moderno, io invece sono un esponente del jazz proprio classico, tradizionale, cioè dagli anni 10 agli anni 30-40, per cui sta riprendendo fortunatamente, perché sicuramente secondo me è una forma sana. Francesca, tu collabori con tanti importanti jazzisti italiani, vogliamo ricordarne qualcuno, Lino Patruno, sì, tra i tanti. Ho cantato 3 anni con Carlo Loffredo, era una pietra miliare, adesso canto stabilmente praticamente con Red Pellini, che è un grande sassofonista, collaboro con Riccardo Biseo, quindi sono persone, sì, sono personaggi, insomma, del jazz. In attesa anche dei grandi jazzisti come Pasquale Capiso e tanti altri che sicuramente ci inorgogliscono. Tu oggi sei riuscita però anche come produttrice, non solo come cantante. Devo dare spazio subito a questa forza della natura, noi diciamo quindi a letto sparata fuori da un canon, si chiama Francesca Ciommei e gli diamo il nostro benvenuto. Ciao Francesca. Buonasera, ciao Agostino, ciao a tutti. Benvenuta. Buonasera Francesca. Buonasera Maurizio e buonasera anche ad Alessandro. Buonasera. È la nostra tappezzeria, lo sai, perché Alessandro è la nostra tappezzeria, Alessandro Modenese. Che cattivo. No, ma lui si viene sempre a trovare, è felicissimo. Allora, innanzitutto Francesca, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi per avermi invitato, sono contentissima. E di aver fatto tutti quei chilometri oggi per venire qui questa sera, insomma, ci ha fatto veramente molto piacere averti qua. Bene. È un onore e quindi insomma sarà una bellissima serata, speriamo, all'insegna della tua voce, della tua personalità e della tua musica, ovviamente. Grazie, sono onorata. Sei una forza della natura musicalmente parlando, anche per resto, ma musicalmente parlando sicuramente, dopo aver letto il tuo curriculum, che è vastissimo, parte da una cosa fondamentale, che è questa, un amore viscerale per certi musicisti. Sì. Quali sono i musicisti che ti hanno cambiato la vita? Quelli con cui sono cresciuta, perché quello ovviamente che ascoltava mio papà quando ero piccolina, e lui aveva tutti i vinili, no? Sono ritornati, però. Ne ho ancora. Ce n'è ancora, bene. Non ne ho ancora, certi pure sono un po' distrutti da me. E poi lì che li ha sentiti ovviamente, molto. Quindi Armstrong. Mio padre sentiva a manetta, come si dice a Roma, quindi a manetta vuol dire proprio... A tutto volume. Armstrong, e poi veramente Scott devo Joplin. Dire... Scott Joplin. Sonny Rollins. Anche, esatto. Verdi, lo sapete anche. Verdi, sì, e poi vabbè, lui ascoltava anche Yves Montand, ascoltava appunto Paolo Conte, De André, sono cresciuta con questa musica. Ecco. Con questa alta musica. Spero di sì. Sicuramente un spero alta di musica. Sì. Spero poi di però sì. Hai deciso di indirizzarti. Ho avuto l'avventura di conoscere Carlo Loffredo. Per caso. E com'è stato la conoscenza con Carlo Loffredo? Casuale. Che molti conoscono, a chi non è fuori del jazz, lo conoscono tutti. È antico, proprio, cioè, come nel jazz proprio antico, ma è uno... È bravissimo. Semplicemente entrando un giorno al New Orleans Café, che era un locale che adesso non c'è più, l'hanno dato a una banca, tra parentesi. Ah, tra parentesi. E ci sta una banca al posto di questo locale. E che era un posto dove facevano proprio jazz tradizionale, classico, dove c'era Loffredo, dove c'era Patruno. Red Pellini, e quindi sono entrata lì e ho detto, dico, no, ma queste sono tutte le canzoni mie, dell'epoca mia, cioè, ovviamente, 1910, 20, 30, insomma, queste cose qua, ero tutta entusiasta, ho detto, che posso fare qualcosa? E niente, gli è piaciuto come cantavo, ho detto, vieni, facciamo un po' di... Ogni tanto andavo lì a trovare, poi insomma, alla fine ho cominciato... Sei stato 3-4 anni con lui. Sì, ho suonato 3 anni con lui, insomma. Poi ci siamo un po' divisi, nel senso che Carlo ha un effetto, Carletto ha un carattere un po' forte, allora ogni tanto discute, insomma, chi lo conosce lo sa, ma da solo, fa tutto da solo, per cui un periodo non ci siamo più visti. Sì. Lui mi ha addirittura cancellato dal suo libro, mettendosi un nome mio, cioè il nome mio non ce l'ha messo, ci ha messo un'altra persona con cui non ha praticamente mai suonato. E poi quando gli ho detto, mi ha detto, ma sai, scusami, sai come sono fatto. Però, insomma, a parte questo... Insomma, è stata una buona scuola. Poi ritornati... Sì, anche perché con lui ho proprio fatto anche cose italiane,
pezzi che chi li sente mai, no? Cioè tipo, che ne so, Come ho imparato a fa, che era un pezzo che cantava Sofia Loren, napoletano, bellissimo, e che non si sente in giro, oppure che ne so, Troppo tardi, che sono questi pezzi degli anni 40, anche 50, poi facevamo